Mister Brevi, prova maiuscola del suo Catanzaro che impone il proprio gioco anche a Lecce, risultato 3 punti importantissimi per il proseguo del campionato. Sì, abbiamo fatto una buona gara, direi, un ottimo primo tempo, un secondo tempo un pochettino meno, però devo fare i complimenti comunque ai ragazzi perché hanno interpretato nel modo giusto la gara, hanno dimostrato personalità e quindi questo mi dà soddisfazione. Tra i reparti migliori, forse il centrocampo, un reparto che è stato oggetto di critiche forse nel precampionato, adesso il centrocampo è uno dei reparti migliori che dà concretezza. Marchi e Vitiello sono due giocatori importanti. Ma le squadre si costruiscono, si chiamano proprio squadre perché devi comunque avere un'organizzazione, devi lavorare con tutti gli effettivi perché se gli attaccanti comunque non si muovono in un certo modo, i centrocampisti fanno fatica e la linea difensiva fa fatica. Se tutti riescono a mettersi al di là dei moduli, al di là delle valutazioni tecniche, si mettono a disposizione per la squadra, allora riesci a dare un giudizio. È chiaro che ci vuole del tempo, ci vuole tanto lavoro per avere quello che vorremmo riuscire ad ottenere. Adesso ci si gode questa vittoria, poi da martedì si riprende a lavorare in vista del Pisa, una gara molto importante, un Pisa che oggi ha vinto 5-2 e che è lanciato anche in alta classifica. Sì, oggi ci godiamo questa vittoria, domani riposiamo, da martedì inizieremo a lavorare come sempre, al di là del Pisa, al di là di chi andremo a incontrare per cercare di fare il massimo, però oggi ci godiamo questa vittoria, domani ci riposiamo. Il Catanzaro ora non si nasconde più, punta in alto. No, ma io il Catanzaro ma non si è mai nascosto, ma non si nasconde neanche adesso, nel senso che dobbiamo rimanere coi piedi per terra, noi non possiamo illudere e illuderci, noi ce la mettiamo tutta, poi vedremo, siamo solo alla quarta giornata, vedremo cosa riusciremo a fare, però noi siamo ben piantati coi piedi per terra, sappiamo com'è il calcio, è giusto che ci sia entusiasmo, ci sia euforia e si sogni, ma tutti sognano.